Prudenza e cautela, ma la festa dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato si farà. Ci sarà un giorno in più rispetto alla passata edizione per la banda, che dovrà così toccare tutti i quartieri, anche quelli periferici, e partirà il 23. Il 24 il sindaco Salvemini affiderà simbolicamente le chiavi della città a Sant'Oronzo, poi il 25 l'apertura della Porta Santa e a seguire l'indizione del Giubileo per i 2000 anni dalla nascita del primo vescovo e santo. Al di là dell'aspetto religioso, però, classica cerimonia con i fuochi d'artificio e più luminarie e stallate, anche e soprattutto nel centro storico, con un percorso che collega Piazza Duomo da Piazza Sant'Oronzo, Porta Rubie e Porta Napoli. Possibile poter accontentare tutti quando si è chiamati a organizzare una manifestazione dai tanti significati religiosi e civili in condizioni di doverosa prudenza legata alla situazione nota di un'epidemia, pandemia ancora non conclusa e che ci costringe all'osservanza di protocolli finalizzati comunque a evitare situazioni di possibile trasmissione del contagio.